Sono Claudia Ghisolfi, ho 26 anni, scalo da quando avevo 9 anni. Ho iniziato subito a fare le gare e invece mi sono appassionata alla falesia quando ero un po' più grandicella. Mi piace arrampicare soprattutto in falesia perché sei a contatto con la natura ed è bello il fatto che ti puoi spingere sempre di più al limite, andare sempre più avanti, capire quali sono i tuoi limiti e cercare di superarli. E a volte in realtà fallire, però è bello quando invece riesci ad ottenere i risultati sperati. Diciamo che è difficile scegliere un progetto. Magari lo provi e non riesci a fare tutti i singoli, o magari ti vengono subito tutti, però è difficile magari metterlo insieme. Ok. La cosa difficile di provare un progetto e un tiro al tuo limite è che nessuno ti dà la certezza che lo farai. E quindi magari stai solo sprecando il tuo tempo a provare un tiro che non riuscirai mai a fare. Quella è la parte, diciamo, più difficile, ma anche la parte che in realtà gasa di più, ecco. Oh, mi sono pizzicata il dito prima. L'anno scorso ho fatto l'Estrema Cura Plus, che è 8C+, un mese dopo aver fatto Noia, che è sempre 8C+. Avevo capito che potevo, diciamo, spingere l'asticella un po' più in alto e provare un 9A. E quindi ero pronta per provare TCT. Questo tiro è stato liberato da mio fratello nel 2014 e si chiama TCT, Tito Claudio Traversa, perché è dedicato a un ragazzino che è morto prematuramente. Poi purtroppo durante la seconda gara di Coppa del Mondo ho avuto una sublussazione della spalla e quindi sono stata operata e sono dovuta stare ferma parecchio e diciamo che il sogno di poter chiudere un 9A diciamo, è stato ritardato di un anno. Il 27 luglio ho avuto l'operazione, non pensavo fosse così lungo sinceramente e invece sono stata ferma 6 mesi dall'infortunio, 5 mesi dopo l'operazione. Quando ho tolto il tutore mi sono resa conto della difficoltà perché non avevo la mobilità, non riuscivo neanche a mangiare, ho dovuto imparare a fare le cose con la mano sinistra, quindi sono stati mesi molto duri. Tantissima fisioterapia, pian piano sono riuscita ad avere la mobilità quasi completa, perché tuttora non ce l'ho completa. E poi pian piano ho iniziato a scalare, ho iniziato a scalare in falesia. Da seconda, perché così nel caso fosse successo qualcosa ero libera di lasciarmi tranquilla e quindi ho iniziato con i miei primi quinti, 6B in falesia, fino al 7C l'ho fatto fino da seconda.
subito dopo la prima via, quando mi sono fatta male alla spalla, tutti mi hanno detto che sarebbe stato meglio fermarsi e quindi di non fare la seconda via di qualifica. E però io sono testarda e ho deciso di fare lo stesso la mia seconda via di qualifica. E forse ho peggiorato la situazione, non lo so. La testardaggine, diciamo, che fa parte del mio carattere, e a volte essere testarda può essere, diciamo, il punto di forza del mio carattere, ma in questa situazione può essere stato il punto, diciamo, debole, perché mi ha portato a peggiorare la situazione. Nonostante mi avessero detto che dovevo stare ferma 6 mesi, nonostante mi avessero detto che sarebbe stato difficile riprendere al 100%, e io mi sono impuntata e ho pensato che volevo tornare più forte di prima. E pian piano ho iniziato anche a riprendere col braccio sinistro. Ancora adesso sono più forte di sinistro, quando invece sono sempre stata più forte di destro. E durante quei mesi non posso dire, ci sono stati dei momenti no, forse tutti i giorni, tutte le sere, però comunque ho pensato, ci provo, mal che vada non ritorno più forte, non ritorno come prima, però non mi costa niente provarci, e se invece ci riesco, poi è un grande traguardo. Non pensavo di poter recuperare così in fretta dall'infortunio, e durante le gare mi sentivo veramente in forma, che quando è finito il periodo di gara ho deciso che era arrivata l'ora di provare il 9A che avrei voluto chiudere l'anno scorso. TCT è formata da 2 vie principali, l'8C l'estrema curea e 8B più base jump. L'8C inizia con un incrocio molto duro e è, diciamo, un dinamico dove io perdo i piedi perché non ci arrivo se no alla presa, diciamo, svasina, ed è difficile riandare a un bidito subito dopo la presa svasa che con la sinistra. Passato quello, inizia il traverso per andare verso base jump. Per fortuna hai una specie di riposo, perché poi già il primissimo movimento della parte finale del tiro è duro. Con questa spallata di sinistro e tallonaggio di destro non è facile già lì. Diciamo che questo tiro è abbastanza il mio stile, perché comunque è un tiro dove parte già duro, hai dei riposi e la difficoltà del tiro sta arrivare non troppo stanco prima di fare quei 12 movimenti di 8B più, che sono veramente duri perché sono anche lontani, su tacche buone ma veramente lontani, e con un pannello comunque che è abbastanza inclinato, ed è difficile arrivare lì ed essere freschi, cercare di riposare prima di partire, ma non troppo perché rischi solo di stancarti.
Ok, vado. Alecu. Ah!